casa che mi porta via è un lungo racconto fantastico che vi prenderà per mano e vi porterà in giro per il mondo su una casa che appoggia su due zampe di gallina. Dai, Marinka, disse la nonna, va davvero così male? Stasera arriveranno i morti e faremo una bella festa. Non è una festa se tutti gli invitati sono morti, borbottò. Ma sì, invece. Un sorriso si allarga sul viso di Baba e gli occhi le si illumina di eccitazione. Mi giro dall'altra parte e Baba sospira. Ieri sera hai detto che ti piacerebbe restare in un posto abbastanza lungo da trovare degli amici. Io guardo fuori dalla finestra, gli occhi mi pizzicano e mi sento la pelle tirare. Tutte le notti hai occasione di trovarti degli amici, dice Baba, dolce. Tra i morti? Dico con un sorriso di scherno. Sì, tra i morti. Baba si stringe nelle spalle. Vivi, morti. Che differenza fa? Sempre persone sono. Sprofondo la testa tra le mani. Vivi, morti, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa proprio per niente. Se provassi ad ascoltarli, che senso ha ascoltarli? Replico alzando la voce. Tanto al mattino. Se ne saranno andati Marika, che racconta in prima persona la sua storia, vive con la nonna in una casa che le trasporta da un paese all'altro al suo piacimento e soddisfa ogni loro bisogno. La nonna di Marika, infatti, è una Baba Yaga, un essere sovrannaturale che ha il compito di accompagnare le anime al grande cancello che divide il mondo dei vivi da quello misterioso dei morti. Ed è a questo stesso compito di guardiana dei cancelli che anche Marika è destinata. Ma lei vorrebbe fermarsi, avere una vita normale, degli amici della sua età, insomma, poter scegliere il proprio futuro. Così prova a sottrarsi ai doveri stabiliti e ai consigli di Baba Yaga. Ma violare le regole ha un prezzo. Buona lettura.